su un'edizione TV di Utto Magazine, Uccio De Santis, qui a Gallipoli, al Teatro Italia. Buonasera, Uccio. Buonasera, si ritorna al Teatro Italia. Si ritorna nel Salento, più che altro. Nel Salento, al Teatro Italia, perché nel Salento, insomma, sono tante serate che facciamo noi. Anche questo tour invernale ci ha visto impegnati a Lecce e ci vedrà prossimamente ad Alessano e oggi a Gallipoli. Come dicevo, un ritorno al Teatro Italia che è veramente uno dei teatri più belli della nostra Puglia. E mi ricordo che forse era il 2002-2003 e feci la prima serata del Mudù, dello spettacolo del Mudù, proprio qui al Teatro Italia, un teatro stracolmo. Anche la prima del film, che insomma sono stato accolto qui con una limousine, e chi se lo scorda? E chi se lo scorda? Che te lo doveva dire, Uccio? Gallipoli mi vuole bene. Allora, da una vita che faccio questa vita. Da quanto è che fai questa vita? Anche tu potresti dire la stessa cosa. Prova a dirlo, è da una vita che fai questa vita. Ognuno, ognuno nel proprio lavoro è da una vita che fa la propria vita. Perché, insomma, è un titolo azzeccato, secondo me. È nato così casualmente, come il titolo del Mudù, anche è nato casualmente. E nell'arco di 2 o 3 minuti, che titolo diamo a questo programma che racconta un po' tutto il percorso artistico? Bah, è da una vita che faccio questa vita. Sì, mi piace questo titolo. Ed è rimasto questo che è azzeccato per i contenuti dello spettacolo. Però potevi fare anche l'avvocato. Lo racconto, no, io non volevo fare l'avvocato, l'importante è che io mi dovevo laureare, questo era l'obiettivo di mio padre, perché insomma, padre è medico, allora tutti si devono laureare, devono studiare, potevo essere avvocato, potevo essere notaio, potevo essere medico, magari diventavo medico, però non mi andava di studiare. E quindi. Tu immagina che io devo studiare legge, mio fratello medicina, dicevo mio fratello studia tu legge, io sto studiando medicina, appunto diventi medico legale, dicevo io, scusa, è È molto furbo, Uccio. Altra domanda, quanto c'è di autobiografico nel tuo spettacolo? C'è tutto, perché qualunque cosa dico, parto realmente da un discorso vero, 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 me lo garantisco. Subito dopo magari vado a finire alla macchietta, ci ho agganciato la barzelletta, però il filo conduttore è proprio quello che è successo realmente da quando ero piccolino, mia madre, l'educazione severa. E dico una fesseria nello spettacolo, che ho avuto problemi con le ragazze, quello non ho avuto tanti problemi, però insomma. La musica è sempre molto presente nei tuoi spettacoli. È una scelta o è un caso? No, è una scelta, sempre presente le musiche, i balletti, ricordo il gemellaggio per 8 anni con un gruppo di balerine polacche, e tanta musica negli spettacoli, però per la prima volta, dopo tanta musica partita con le basi, abbiamo messo in pensione il nostro tecnico Tony Baracane che non fa partire più una base perché abbiamo musica dal vivo, E si sente, si è visto. è bello, è bello. Antonella Genga, compagna di lavoro, compagna di viaggi. Dunque, nella stesura del testo sono partito da solo, poi sicuramente pensavamo di inserire la presenza di un maschio e di una donna. Dopodiché il maschio non serviva più, serviva invece la presenza di una donna. Prima abbiamo scritto No, il che fine ha testo. fatto il maschio, E scusami. no, non serviva nella logica, nella struttura dello spettacolo. Dopo aver scritto il testo abbiamo avuto la necessità di scegliere un'attrice e è ovvio che se magari, come quando scrivi una commedia, se c'è il ruolo della mamma di una persona anziana, avremmo scelto una persona più anziana. E in Antonella c'era l'espressione giusta dell'attrice che avevamo bisogno noi e quindi è stata scelta Antonella, ma insomma, per carità, tutti gli amici del Vudù rimane una bella squadra, ogni tanto mi vengono a trovare in teatro e poi ci saranno tante cose da fare ancora insieme. Tu che per il tuo tour giri molto, come stai ricevendo la crisi, Uccio? No, stavo chiesto la crisi. La crisi. La crisi c'è, anche se devo essere sincero, dovrei dire che non c'è, perché per uno che ha fatto sempre spettacoli gratuitamente in piazza, e così nel momento in cui inizia la crisi, dire adesso se volete vedermi pagate 20 euro, 15 euro e avere i teatri comunque con una bella presenza è una grande soddisfazione. E il passaparola dello spettacolo è stato positivo, bello, ci abbiamo lavorato su questo spettacolo e qualcuno ci sta premiando. Molto bene. Qual è la ricetta? Aspetta, facciamo una pausa, baciamoci ragazzi, perché non ci siamo Prego, manco prego, salutati. Scusa, prego. ragazzi, a posto? A posto. Rispondo altre due Poi fesserie e poi diamo gli ci auguri di andiamo. Pasqua perché Pasqua è No, passato, gli Pasqua è auguri. passato. Gli auguri Gli già auguri da me. passati. Diamo gli auguri. Veramente ci tenevo tantissimo a fare gli auguri di Pasqua. Allora, altra domanda, qual è la ricetta di Uccio? No, leggo io, sennò poi che di Uccio per uscire da questa situazione di paralisi politica ed economica? Fa vedere la spesa. Chi l'ha scritta questa domanda? Te la faccio conoscere.
Senti, io ci metterei una pietra sopra perché hai detto bene, il termine giusto è paralisi. Paralisi poi significa che uno come me che ha bisogno di andare a parlare con un qualcuno che ci possa rappresentare. Non per chiedere un aiuto, ma per chiedere un giusto contributo. No, adesso no, dobbiamo ancora decidere, non esiste un governo, non esiste chi decide, non esiste. Non è possibile, è una cosa veramente indecente, non lo dico io, ma lo dicono tutti. Una ricetta non c'è, sicuramente, come dicevo prima, stiamo seminando bene e noi stiamo raccogliendo. Forse qualcuno ha seminato male e non raccoglie, non lo so. Ultima domanda e poi congediamo Uccio. Come vuoi chiudere l'intervista? Una barzelletta inedita? O un bacio con le ragazze? No, l'abbiamo già fatto. Il bacio è una barzelletta inedita. Ce l'hai. Inedita. Mi spiazzi sempre. Scegli l'argomento, vai, così ti spiazzo io. Politica. Politica, ce n'è. Perché anzi, proprio, guarda, azzeccata. La moglie di un politico va dal ginecologo. La conosci questa? Sì, gli amici magari non la conosco. Vabbè, chi la conosce, Spenkin, la moglie di un politico va dal ginecologo, il dottore fa la visita, signora, ma lei è sposata? Che razzi doma, sono sposata? Lo conosce mio marito, l'assessore... Pingopalla. Perché mi ha fatto questa domanda? Cioè, è strano, non so che lei è sposata, però abbiamo fatto le analisi, risulta che lei è ancora vergine. E per forza, dottore, lo sa come sono questi politici? Promesse. Ancora da aspettare sta. Grazie Uccio. Allora noi di Notizioni TV e di tutto Magazine ti ringraziamo, ti auguriamo un in bocca al lupo. Fammi mettere sì, la come no. Perché devo andare prego, in scena. Gli abiti. Sta Nardelli, se no... Allora, questa è mia di oggi. No, lasciamo stare i manichini. Ragazze, grazie ancora, io vado grazie sul palco e ci divertiamo stasera. Ciao! Ciao! Tutti risparmiano! E dai, basta con questo risparmio! Anche in farmacia, che uno non dovrebbe risparmiare in farmacia, se serve un prodotto uno lo compra, invece no! Prima veniva uno da voi, se dice, ma dove mi fa male qua? Tu dicevi vai in farmacia a prendere l'astativo, se viene adesso uno, dice, ma dove mi fa male qua? Lo manda a cacchiare direttamente! Dove sei? Dall'est. Sì, ma stai in mezzo alla strada o stai qua che no, posto preciso? No, sono al supermercato. Meno male. Senti, hai ricevuto la mail che ti ho inviato? L'email ho ricevuto, l'ho anche memorizzata. Bravo, sì. Allora vedi dove dici 2 litri di latte? Beh, devi prendere quello della centrale. Noi prendiamo sempre il bar, il latte. Quello della centrale sta in offerta. Però non devi prendere 2 litri, devi prendere 8 litri. Sì, se vuoi ti porto la mucca a questo punto. Vedi? Litro di latte ti dà un 8% di sconto. Ho capito, ma per avere lo sconto poi il latte scade. Te lo bevi tu? Io? Cioè per avere la promozione mi devo bere il latte acido la mattina. E te lo bevi come yogurt la sera? Hai chiuso la porta? No. E perché? È perché stiamo ancora a casa. Tanto usciamo dalla finestra già, guardiamo il tempo. Hai ragione. A proposito di finestra, vai ad abbassare le tapparelle perché così almeno non entrano i ladri. Vai. No! Non abbassare! Perché? No, e perché? Perché vengono i ladri, quelli vengono le tapparelle abbassate. Beh, e pensano in casa non ci sono asciughe. E cercheranno di scassinarle. Facciamo una cosa, le scassiniamo noi, così i ladri già stanno là. Andiamo da quelle a fianco, Mi piace quando abbassare le tapparelle. Posso andare ad abbassare le tapparelle? Abbassa, alza, definitivamente abbassa. Piuttosto con le piante, come facciamo? Le piante l'ho messa nella vasca da bagno. E vabbè, ma con le tapparelle abbassate non entra la luce. E alziamo le tapparelle e entra la luce. E entrano pure i ladri. E le innaffiano loro le piante, tutti devo dire. Nome. Vito. Bello, Arzita, dove vieni? Da Spongano. Mattino. Siamo stati 2 o 3 volte mattino. Mattino? Siamo stati 2 o 3 volte. Una volta con lui, una volta a te. E tu? Ugente. Da Ugente. Bel paese. Da dall'est ne ci gustano. Di che gnà.